Clinica di Torino, nutrienti e alleati del benessere prostatico. Prego a te. Grazie, intanto buongiorno a tutti e benvenuti e vi ringrazio per l'invito a tenere questa relazione. Io raccolgo molto volentieri l'eredità del collega precedente che ha introdotto perfettamente quella che sarà la mia relazione, che vuole essere una relazione in un certo senso opposta, cioè parleremo di alimenti alleati della prostata, laddove precedentemente si è parlato di alimenti dannosi, ma anche una relazione, diciamo, un pochino più che fa un po' il punto generale della situazione. Qual è il concetto fondamentale da cui dobbiamo partire, secondo me? E cioè un cambio di paradigma. Le patologie prostatiche abitualmente sono state ritenute correlabili più alla genetica del paziente e all'azione degli ormoni che allo stile di vita e alla dieta. Tuttavia, i dati più recenti sembrano contraddire questa affermazione, perché ci sono sempre più evidenze che la dieta, l'obesità e quindi una dieta alterata possano influire sulla patologia, sull'insorgenza delle patologie prostatiche. Questo perché? Perché il tessuto adiposo, dunque i pazienti affetti da obesità e sindrome metabolica, sono pazienti che hanno un asse ormonale alterato. Una dieta sbagliata può favorire un alterato metabolismo del tessuto adiposo e quindi, anche essendo la prostata, come abbiamo sentito, un recettore degli stimoli ormonali, anche un alterato metabolismo prostatico. Ho voluto fare un overview di quelli che sono i dati di letteratura sugli alimenti alleati della prostata, sfruttando le tre grandi patologie prostatiche: le prostatiti, l'IPB e il tumore di prostata. Per quanto riguarda la prostatite cronica, molto abbiamo sentito nella relazione precedente e tutti noi sappiamo come la prostatite cronica, specie quella non batterica, sia una patologia difficile da trattare, difficile da curare. Sono pazienti che difficilmente rispondono alle nostre terapie e spesso dobbiamo provare molte tecniche diverse. Questo perché? Perché l'eziologia di questa condizione è ancora molto misteriosa e tra tutte le possibilità terapeutiche che noi possiamo mettere in campo, tuttavia esiste anche la modificazione della dieta e dello stile di vita. In che senso? Sono convinto che tutti noi abbiamo avuto pazienti ai quali abbiamo consigliato modificazioni della dieta. Abbiamo sentito molto bene nella relazione precedente come l'alcol, le bevande che contengono caffeina, le diete ricche di grassi possono influire negativamente sullo stato infiammatorio della prostata e sui sintomi infiammatori. Bene, tutti noi abbiamo, credo, uno schema che proponiamo ai nostri pazienti, la letteratura ci propone ogni tanto anche dei paradigmi che sono molto utili, sono molto interessanti, come questo: 4 regole per la cura della prostatite cronica, poco alcol, poco caffè, dieta bilanciata, pochi grassi, molta frutta e verdura. Ma che cosa possiamo trovare a supporto di questa nostra prescrizione che non ci faccia cadere in quello che alcuni studi definiscono il medical folklore, cioè una prescrizione che si allontana dai dati scientifici a nostra disposizione? Bene, sono d'accordo assolutamente con il collega precedente, esiste una sensibilità alimentare. È vero che alcuni pazienti soffrono alcuni cibi perché aumentano i sintomi menzionali e traggono beneficio dall'utilizzo di altri. La letteratura è ancora molto incerta in questo senso, ma sappiamo che i pazienti affetti da prostatite cronica beneficiano, ad esempio, di un adeguato apporto di acqua, possono beneficiare dello psyllium e così via. Sono molte le molecole di cui potremmo parlare. Quello, e ne ha parlato molto il collega precedente, quello però che vorrei sottolineare è che esiste, questo è uno studio del World Journal of Urology, una correlazione molto significativa tra lo spettro di sensibilità dei pazienti che sono affetti da prostatite cronica rispetto a pazienti donne che sono affetti da cistite interstiziale. E questo per sottolineare un punto: probabilmente l'alimentazione è in grado di influire su meccanismi fisiopatogenetici del dolore pelvico che sono condivisi in patologie ad eziologia simile. Molto ci sarà da scoprire in futuro. Per quanto riguarda invece l'iperplasia prostatica benigna, i dati sono quelli del Prostate Cancer Prevention Trial, un importante trial che ci fornisce molti dati su quello che può influire sull'insorgenza delle patologie prostatiche. Il concetto fondamentale è che l'IPB appare sempre di più come una patologia che risente di fattori di rischio modificabili legati alla dieta e allo stile di vita. E questo
Badate, non è, è un cambio di paradigma piuttosto importante, perché si è sempre pensato che l'IBD fosse una patologia quasi inevitabile con l'aumento dell'età, è legata alla modificazione ormonale legata all'invecchiamento del paziente. Bene, non è solo così. I dati del PCPT ci dicono che una dieta povera di grassi saturi di origine animale, di carne rossa, ma anzi più ricca di fibre vegetali e di verdura e di acidi grassi insaturi, come ad esempio gli oli vegetali, può realmente avere un effetto positivo sullo sviluppo dell'ipertrofia prostatica benigna. Controverso il ruolo della frutta, teniamo conto che nei frutti rientrano anche quelli che noi utilizziamo farmacologicamente, come la Serenoir Epens. I dati devono essere differenziati, non c'è ancora una reale certezza dal punto di vista scientifico. Però quello che noi dobbiamo sottolineare è che un paziente che ha una dieta sbagliata, una dieta pro-aterogena, una dieta ricca di grassi saturi e povera di fibre, verdure e oli vegetali, tendenzialmente sarà un paziente che tende alla sindrome metabolica. E un paziente che è affetto da sindrome metabolica, per certo, per vari meccanismi fisiopatogenetici, sarà un paziente più a rischio di sviluppare LUTS e IBD. Si crea quindi un nuovo paradigma, che è quello di una dieta mediterranea, di una dieta sana, che si contrappone ad una dieta eterogena, e dunque di una dieta che promuove il benessere metabolico e di conseguenza il benessere prostatico, contro una dieta che invece favorisce la sindrome metabolica. Terzo, il carcinoma prostatico, che è un argomento veramente troppo vasto per poter essere affrontato nel dettaglio in questa sede. Tuttavia un concetto, la chemoprevenzione. La chemoprevenzione applicata al tumore prostatico vuol dire che vi è la possibilità, supportata da dati scientifici, che l'incidenza di una neoplasia, in particolare la neoplasia della prostata, possa essere ridotta sul lungo periodo, fornendo al paziente una dieta ricca di micronutrienti e di sostanze che regolano e riducono l'insorgenza dei meccanismi molecolari che portano al carcinoma prostatico. È un'affermazione forte. C'è però uno studio molto recente e molto bello che analizza molte sostanze, si parlava prima di licopene, effettivamente il licopene è una delle principali. Le principali sostanze che vengono studiate sono queste, ma quello che vorrei fare con voi in questi ultimi secondi è una sorta di esperimento. Più che concentrarci sulla sostanza in sé, concentriamoci sull'alimento che può essere considerato maggiormente rappresentativo della presenza di questa sostanza. E cosa scopriamo? Che gli alimenti tipici della dieta mediterranea, pomodoro, tè verde, pomodoro, verdure a foglia larga, uva, vino rosso, effettivamente possono contenere una quantità di micronutrienti che realmente, tramite vari meccanismi molecolari, possono ridurre l'incidenza sul lungo periodo del tumore di prostata, o così si pensa, i dati saranno verificati in futuro. Quindi in sostanza cosa vorrei lasciarvi come messaggio? Che la promozione del benessere prostatico probabilmente non deve essere fatta attraverso grandi stravolgimenti della dieta, anche perché noi dobbiamo pensare che il problema della compliance dei nostri pazienti, cioè dobbiamo fornire ai nostri pazienti delle indicazioni che possano essere realmente seguite e fruibili sul lungo periodo e nella vita di tutti i giorni. In questo senso effettivamente ci sono dati che supportano la dieta mediterranea come paradigma di dieta ad alto contenuto di nutrienti positivi. E come messaggio mediatico, che cosa possiamo dire ai nostri pazienti? Quello che fa bene al cuore fa bene anche alla prostata. Questa è un'affermazione trovata in uno studio, secondo me potrebbe essere uno spunto di discussione, trae le proprie origini da questa contrapposizione tra sindrome metabolica e benessere metabolico, mi pare molto interessante come messaggio. Mangiamo bene per far bene non solo alla prostata, ma in generale a tutto il nostro organismo. Grazie.